Oggi regali di Natale per tutti! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi pensiamo alla lista dei regali di Natale. Prima di passare a questa però ho diverse cose da dirvi. Innanzitutto la lista dei regali di Natale ve l'ho fatta anche negli anni passati. Vi metto qui dove c'è la I col pallino le altre liste dei regali di Natale che non scadono mai, sono sempre ottimi suggerimenti, anche perché nel mondo dell'arte non c'è una cosa che passi di moda, no? E poi vi voglio dire che se volete supportare Arte per Te potrete fare attraverso il pulsante PayPal che trovate sulla homepage del canale, vi lascio qui il video dove vi spiego tutto e vi aspetto anche sempre sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Il primo, un canale di lifestyle, beauty, makeup, cose da donna, ma non solo. Il secondo, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Vi aspetto anche su tutti i miei altri social, Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, pum pim pom pam, ovunque sul web, se mi volete cercate Arte per Te e io sarò lì pronta a fornirvi i miei contenuti con tanto tanto piacere. Oggi però vi fornisco idee regalo di Natale, regali da avere o da regalare a seconda, quindi se li volete ricevere lasciate così casualmente sul desktop del vostro computer questo video aperto, in modo che chi verrà dopo di voi alla scrivania potrà cliccare su play e sentire cosa desiderate. Se invece state cercando qualche regalo per una persona creativa, sedetevi e statemi a sentire. Partiamo dalla base, e cioè dai blocchi di carta. Allora, molti spesso non regalano blocchi di carta. Errore, perché per chi fa arte sono la cosa che va via più velocemente, che costicchia un pochettino e su cui spesso si cerca di risparmiare. Io vi consiglio innanzitutto, per tutto il leitmotiv di questo video, di preferire i brand italiani se hanno i prodotti che stiamo cercando. Quindi, come carte, senza tema di smentita, io vi suggerisco la Fabriano, azienda con cui collaboro oramai da anni, ma non perché mi paghino, ma perché mi piace. Le loro carte non si sgretoleranno mai sotto vostro passaggio di matito di pennello, come succede per altre carte molto blasonate, ma che poi sono tutta fuffa. Invece la Fabriano, marchio italiano, orgoglio patriota, vi permette di disegnare su supporti acid free, su supporti resistenti alla luce, su supporti che non fanno virare i vostri colori, su supporti veramente veramente fatti bene, con metodi di fabbricazione che riprendono le metodologie antiche. Insomma, è un prodotto made in Italy, che cosa dire di più? C'è un blocco per ogni esigenza, però a Natale capita che la nonna debba fare il regalo alla nipotina a cui piace disegnare, ma le piace anche dipingere, ma le piace anche acquarellare, che le regalo 5 blocchi? No signora, non si preoccupi, non le regali 5 blocchi, gliene regali solo uno che fa tutte queste cose. Ecco, allora io sono qui per suggerirvi i blocchi universali, quelli su cui si può disegnare, acquarellare, passare l'acrilico, passare il carboncino, passare anche il pastello. Sono i mixed media, sono dei blocchi che servono per una molteplicità di esigenze, hanno una grammatura media e quindi riescono a supportare diversificate tecniche. Se avete un amico a cui piace disegnare, dipingere, ma non sapete cosa faccia nella fattispecie, proprio specificatamente, regalate uno di questi blocchi un po' universali. Ci sono sia lisci che ruvidi, ci sono anche questi in diverse grammature, io regalerei sempre il più spesso, però sono buonissimi entrambi e l'importante è che siano per tecniche secche ed umide e non soltanto per un tipo di tecnica, così coprite il range delle possibilità delle tecniche pittoriche che i vostri amici possano praticare. Un'altra cosa molto divertente che può andare dai ragazzi alle persone più grandi sono i fogli per la shrink technique. La shrink technique ve l'ho fatta vedere in questo video. Se ci sono troppi video e non riesco a metterli dove c'è lei col pallino,
cercateli qua sotto nell'info box, perché io vi metto tutti i video in cui vi faccio vedere come funzionano le cose che vi sto consigliando. Questa è quella plastica su cui si disegna sopra, poi si infila in forno a 175 gradi e lei si restringe e diventa dura come il plexiglass, potendo così creare degli accessori, dei monili, dei portachiavi, dei particolari, dei tag molto molto carini, personalizzati e divertenti. È una tecnica che va bene per tutti, per i ragazzi, per gli adulti, ma soprattutto anche per i bambini, quindi sperimentatela come tecnica, vedrete che vi divertirete un mondo. Regalare un range di queste carte, perché ci sono diversificati i tipi di carta, c'è opaca, c'è lucida, c'è trasparente, c'è matte, insomma, magari creare un blocco con queste carte. Fate conto che 10 carte, 10 fogli A4 costano circa 10 euro, quindi potete capire, capite bene come potete scegliere il tipo di regalo che da fare. Potete scegliere 10 euro di regalo, come potete scegliere anche 50 euro di regalo, aggiungendo tipologie differenziate di carte. Tutti i link ve li metto qua sotto, dove poter reperire queste cose. Parallelamente a quel, camminano questi, gli Sharpie. Gli Sharpie sono i pennarelli permanenti che sono proprio adattissimi a queste tecniche. Vi ho detto, comprate materiale italiano, ma come gli Sharpie in Italia non ne ho trovati, quindi devo consigliarvi qualcosa di americano, credo siano, ma che importa, non importa se non c'è un'alternativa italiana, sono ottimi, sono bellissimi. Se mi arrivasse una cosa di queste a Natale, magari non sul collo ma sotto l'albero, io sarei troppo troppo felice, e io ombretta sarei felice, figuriamoci un ragazzo di 17 anni che su questi ci può dipingere e disegnare sul mondo. Questi sono i famosissimi pennarelli permanenti. I permanenti riescono a colorare su qualunque supporto plastico, vitreo, veramente colorano ovunque e sono molto stabili, e soprattutto sono gli unici che riescono a colorare per la tecnica dello shrink, lì dove la carta non supporta anche i colori a matita. Bellissimi gli Sharpie e naturalmente tutti i pennarelli permanenti. Parliamo di acquerelli, ma di acquerelli alternativi. Una cosa che vi consiglio sono i Perles di Nicholson's, gli acquerelli in foglietto. Potete regalare una confezione intera, che non è per niente economica, 28-30, non ricordo, il link è qua sotto ragazzi, non ricordo, oppure comprare una sola confezione e creare voi tante palette da regalare a diversi amici. Vedete, io con questa mi sono fatta già una palette, ma ne posso fare almeno 5, quindi dividere una confezione per 5, il prezzo viene ammortizzato tantissimo. Con questa palette i vostri amici ci dipingeranno un sacco, quindi non vi vergognate a comprare una confezione e creare delle palette differenti. Magari regalate una palette di queste e un album per acquerelli e avete un regalo già completo, magari non un album così grande, un album formato A5, e risparmiate regalando qualcosa di veramente insolito, unico e sicuramente apprezzatissimo. I Perles ci sono in vari formati e in varie gamme colori, vi allego la maggior parte dei link qua sotto, non potrò allegare tutti i link perché a un certo punto YouTube ti dice basta, hai allegato troppi link, cercherò di fare il possibile. Sempre acquerelli non italiani ma tedeschi, ecco qui i Coliro perlescenti. Questi sono fantastici per le persone che praticano l'acquerello o la calligrafia moderna, sono fenomenali, come direbbe Dan Peterson bevendo per me numero uno. Io divago nel frattempo. Sono i pennarelli, sono gli acquerelli perlescenti più famosi del mondo. Vi metto il link del video in cui li ho usati qui. Sono fenomenali Coliro, come sono altrettanto fenomenali e con un pack più resistente e più carino questi qui, con un range di colori più vasto, i Prima Color, l'Art Philosophy by Prima. Questi sono americani, questi in Italia non li fa nessuno, quindi ci rivolgiamo all'estero, America, per par condicio Europa con la Germania,
Allora, io se devo scegliere come regalo di Natale sceglierei questi, perché costano un po' meno di quelli, hanno un range di colori più ampio e soprattutto danno la possibilità di provare quindi maggiormente e con maggiore rilassatezza, visto il prezzo leggermente inferiore, e hanno un packaging anche più bello come regalo. Sembrano un qualcosa di più di pregio degli altri, che paradossalmente costano di più. Quindi, come regalo di Natale, io vi consiglio questi Prima Color. Se invece volete fare un qualcosa più di sofisticato, anche i Coliro sono bellissimi. Come resa, i Coliro sono leggermente superiori, ma anche i Prima Color sono ottimi. Non posso non consigliarvi dei pennelli, e non posso non consigliarvi dei pennelli made in Italy. Su queste cose, ragazzi, veramente compriamo Tintoretto. Ce ne sono tante marche made in Italy. La Tintoretto però è spettacolare, vi dà un range di prodotti vastissimo per tutte le tasche, quindi io qui non vi sto a suggerire una serie piuttosto che l'altra. Se siete indecisi, non sapete che tipo di pittura faccia la persona a cui regalate, vi suggerisco qui dei pennelli in martora sintetica nella nei numeri 0, 2, 4, 8, 12, li potete comprare in martora sintetica a punta tonda se fa acquerello o anche olio, oppure in setola di bue morbida se fa olio. Questi vanno bene anche in lingua di gatto se volete spendere un po' di più, sempre il 2, il 4, il 6, diciamo che dal 2 all'8 servono per forza, e poi uno più grosso prendetelo necessariamente, o il 10 o il 12 o anche il 14 a seconda, e farete sicuramente felici chi lo riceverà. Se poi sapete che è un acquerellista bravo, se poi sapete che dipinge con setole naturali, andate sulla Martora Kolinsky e chi lo riceverà vi amerà per sempre. Quindi voi chiedete queste tipologie di pennello e vedrete che anche tra queste tipologie di pennello il vostro negoziante vi farà vedere un range infinito di pennelli. Per esempio, questo è un sintetico Vaio Kazan, guardate che serie fantastica, e costa veramente poco per quello che è. Regalate dei pennelli così, regalate dei pennelli sintetici, questo è usato, questi no, regalate dei pennelli sintetici, ma dei pennelli di altissima qualità e di una bellezza straordinaria anche solo a vedersi come oggetti. Quindi regalate una gamma di pennelli e chi li riceverà, state tranquilli, sarà più che soddisfatto del vostro regalo. Così come vi posso dire, regalate anche le matite, regalate la gamma delle matite proprio normali, ma queste ve le ho suggerite, mi pare, nei video precedenti, quindi oggi non ve ne parlo, sono cose ovvie, colori, matite, è ovvio che se uno disegna potete andare tranquillamente a cuor leggero. Un'altra cosa che voglio suggerirvi per chi fa scrapbooking, per chi sapete si occupa di fare dei bigliettini, magari per una maestra, avete una maestra a cui regalare qualcosa, regalate un set di timbri formato da appunto dei timbri veri e propri, un tampone e una base in plexiglass per timbrare. Questo darà la possibilità a una persona di conoscere una tecnica che potrebbe esserle utile anche nello svolgimento del proprio lavoro. Magari scegliete dei timbri molto particolari che possano risolvere per esempio una situazione, dei timbri augurali, dei timbri con scene intere, dei paesaggi, in modo che si possano formare dei bigliettini. Ma non regalate solo i tamponi o solo i timbri o solo la base per timbro, regalate il set. Quando fate di questi regali un pochettino specifici di una tecnica, dovete assicurarvi di regalare un kit base completo. Quest'anno su Arte per Te non si possono non consigliare le penne da disegno. Le penne e le penne da disegno io non posso che suggerirvele della Stabilo. Guardate che scelta, veramente ce n'è di ogni.
ogni, per ogni esigenza. Sono le mie preferite sono le fine liner, quelle con la punta così per intenderci. Sono bellissime, sapete che io quest'anno ho disegnato tantissimo, ho usato loro e ho usato le Staedtler, ma loro hanno una gamma colori decisamente più ampia, come potete vedere, e tante punte differenziate. Quindi mi sono veramente veramente sbizzarrita a contornare i miei disegni con le penne da disegno, che è una tecnica che spesso passa inosservata ma che dà dei disegni bellissimi. Per riempirle invece ci sono i marker, e o comprate dei Copic, ma lì dovete uscire dei bei soldoni, oppure vi suggerisco questi, i Touch 5, li abbiamo provati insieme, vi metto il link qui o nell'info box, ed è questa confezione da 60 pennarelli bellissimi, doppia punta, che si comportano come dei normali marker adatti per manga e per disegno. Hanno la punta a pennello da una parte, che in questo caso non è a pennello flessibile più a pennarello, e la punta mozzata dall'altro. Una copertura stupenda, una brillantezza dei colori stupenda, una permanenza e una vivacità dei colori fenomenali. 30 euro regalate un prodotto che di marche assai più blasonate vi costerebbe almeno 200 euro. Quindi se avete un portafogli ben pieno e la persona a cui volete regalarlo lo merita, spendete pure tanto comprando i Copic. Ragazzi, se a me arrivasse una confezione così di Copic, io esulterei in tutte le lingue del mondo. Se invece, come per molti, non è possibile comprare una confezione così ampia del top, compratene una ampia che dia quindi un grandissimo range di colori di una marca che comunque funziona. Io quella l'ho provata e posso dirvi che funziona, quindi via libera, se vi serve acquistatela. Poi un'altra cosa che voglio consigliarvi sono questi pennarelli metallici, 7,50 euro di bontà, sono cinesissimi ma sono carinissimi, sono dei marker metallici che vi ho fatto vedere come si usano in vari video su Arte per Te, sono stupendi, i video li trovate qua sotto, dopo il link del prodotto vi metto il video in cui vi faccio vedere come funzionano, facciamo così, sono stupendi e divertiranno tantissimo chi li riceverà, se fanno hand lettering, se fanno bigliettini, se fanno creatività spicciola, se impreziosiscono i diari, insomma questi sono da avere. Ultima cosa che mi va di farvi vedere, perché è una cosa molto particolare, poco vista, è che è arrivata da poco su Arte per Te, ancora l'abbiamo utilizzata una sola volta per una recensione, mi va di farvi vedere come regalo di Natale la Lucy Camera, cioè la camera da riporto del disegno. La vedete bene in questo video qua o nel video che vi metto dopo il link del prodotto. Cos'è? È una macchina che, come faceva Canaletto, riporta il disegno dal frontale sul piano orizzontale del foglio. Poco poco ingombrante, si aggancia al tavolo, è carinissima, è una novità troppo divertente, quindi penso che possa essere quel regalo costoso, perché costa almeno 100 euro, quindi quel regalo costoso che però faccia la differenza e che sicuramente la persona a cui la regaliamo non ha. Bene, questi i suggerimenti di quest'anno, da sommare ai suggerimenti degli anni passati, li trovate qua e giù nell'info box di altri video che rimangono comunque sempre attuali. Se non vi ho detto cose ovvie da avere come le Prismacolor, la Big Shot, le matite acquerellabili, i set di matite per disegnare, determinati tipi di colori, è perché ve li ho già suggeriti gli altri anni, andate a sbirciare anche gli altri video suggerimento. Qui mi sono concentrata sulle novità di quest'anno. Adesso però, prima di salutarvi, abbiamo parlato di regali, ho un regalo anche per voi. Questo è un regalo, il regalo di Natale, è un regalino piccolo piccolo ma per me molto molto significativo. Aspettate, il regalo grosso per voi arriverà, ma arriverà il giorno del compleanno di Arte per Te, il 29 dicembre io farò il famoso giveaway del periodo natalizio in cui vi metto in palio un bel po' di prodotti per belle arti.
Oggi invece, anche se ho parlato tutto il tempo di prodotti per belle arti, non mi andava di regalarvi un prodotto di belle arti, mi andava di regalarvi un simbolo che sia il simbolo appunto del regalo di Natale che Ombretta fa a uno di voi. Me l'ha mandato la Suffil, che è un'azienda con cui io collaboro nell'altro mio canale, nel canale Ombretta. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E il regalo che ho fatto preparare per voi è questo qui. È un charms da mettere sui bracciali tipo questi, è compatibile con tutti i tipi di questo bracciale ed è un charms che è un cuore, il cuore della passione, della nostra passione, con retro, sul retro, il simbolo di Arte per Te, da portare sempre con voi in giro al polso. Quindi questo è l'amore che ci lega alla nostra passione per l'arte, è il mio affetto verso di voi, la mia gratitudine verso voi tutti in un unico ciondolino che spero ogni volta lo guardiate vi faccia ricordare di me e di un sorriso che io vi mando. Per partecipare molto semplice, lasciate un commento qua sotto, magari una frase augurale per chi ci legge e basta. Io infatti a questo video non risponderò ai commenti per poter agevolare poi la fase di sorteggio. Io sorteggerò e vi dirò chi è il vincitore il 29 di dicembre nel video in cui invece metterò in palio il grande giveaway di Arte per Te fatto con materiali per belle arti. Questo è il regalo in più, quello che non c'entra con quello che facciamo qui, ma che è qualcosa di più personale tra me e voi, per l'affetto che ci lega, insomma. Basta parlare, se no mi commuovo, quindi basta parlare e ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione al Natale e che Babbo Natale vi faccio trovare sotto l'albero quello che più desiderate. In bocca al lupo per il sorteggio e noi ci vediamo presto. Ciao!